Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico. Questa puntatona dal colore un po' prepping, parleremo dei criteri e dei suggerimenti per scegliere una tenda per il vostro bug out bag oppure per emergency escape kit se siete dei principianti e state pensando di assemblare un bug out bag o emergency escape kit. Ci sono tanti tipi di tende. In primis, le tende per il camping non sono degli ombrelloni, quindi tutte le pseudo tende da mare che fanno ombra, pur avendo una vaga forma a tenda, non sono tende nemmeno per fare camping. Le tende sono strutture che permettono il pernottamento e forniscono un riparo a 360 gradi. Le tende possono essere da 2 a 3 a 4 posti o più. Tanto più sono grandi, tanto più sono costose, tanto più sono pesanti. Il numero dei posti della tenda inciderà anche sul peso, quindi questo, il peso, impatterà in modo complessivo sul vostro equipaggiamento che, ricordate, deve rimanere leggero, altrimenti perderete l'opzione della capacità di fuga a piedi. Una tenda polare non è identica ad una tenda da camping per il campeggio estivo, tuttavia non è detto che vi occorrerà spendere molto denaro per procurarvi una tenda efficace. Può bastare anche un budget molto modesto. Quale tenda scegliere per il bug out bag oppure per un emergency escape kit? Dove vivete? Se vivete in montagna o nell'interno dove il clima mediterraneo italiano vira però in modo più prossimo al clima continentale, è cosa diversa da vivere da un posto sul mare oppure in modo pronunciato a sud. Dov'è il vostro extraction point? In un lago, in montagna, in campagna, sul mare? Quali sono i dati climatologici del vostro extraction point? Già rispondendo a queste domande potete capire quale tipo di tenda vi potrebbe bastare. Cosa serve la tenda? Per celarvi in una località segreta? Allora vi servirà un tendaggio mimetico. È invece un riparo temporaneo da usare presso l'extraction point per sole 24 ore? Allora un colore sgargiante andrà benissimo. Quali sono i megatrend climatici della penisola italiana? Una desertificazione con la scomparsa del clima mediterraneo, ma con la presenza estemporanea di eventi meteo violenti, alluvioni, trombe d'aria, tornado, alluvioni temporanee, eccetera. È possibile innalzare la capacità termica ed idrorepellente di una tenda? Sì. Una stufa pirolitica posta davanti all'entrata? Sì. Aggiungendo un sacco a pelo? Sì, aggiungendo una coperta termica. Sì, aggiungendo una coperta di lana. Sì, aggiungendo dei nylon di plastica da stendere sotto e sopra la tenda per proteggere la struttura. Sì, disponendo dei classici sacchi neri di plastica da usare sia come pezzi d'emergenza in caso di rotture improvvise assieme all'immancabile rotolo di scotch. Queste sono tutte dotazioni aggiuntive e non possono mancare nel bug out bag se prevedete la tenda come ricovero oppure dentro al vostro emergency escape kit viene. Se appunto per bug out bag avete concepito un caravan, un roulotte, un furgone, un'auto come primo ricovero. Selezionate quindi la tenda più opportuna rispondendo prima alle vostre domande d'uso dell'equipaggiamento per definire lo spettro termico d'uso dell'equipaggiamento. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.